Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Senatrice Gelmini. Ma ascoltavo dietro le quinte la trasmissione, ho visto che voi avete dato molto spazio a questa proposta. Io francamente non riesco a prenderla profondamente sul serio, nel senso che mi sembra un po' un'arma di distrazione di massa, cioè la Lega ha bisogno di recuperare centralità, ha bisogno di attrarre attenzione rispetto al fatto che oggi, lo vedevo ieri al Senato, il gruppo della Lega si chiama Gruppo della Lega Salvini Premier, ma il Premier è un altro, è una donna, è Giorgia Meloni, e quindi è chiaro che c'è comunque una competizione, si affacciano le regionali, la campagna elettorale non finisce mai. Quindi un modo di fronte... per farsi notare? Ma è un po' un modo per farsi notare, un po' un modo per creare una cortina fumogena rispetto a quei temi sui quali la Meloni non è intervenuta e non ha dato risposte precise. Penso all'energia. Tutta la campagna elettorale è ruotata attorno al tema dell'energia e sicuramente i cittadini su questo si aspettano risposte. Quando dice energia significa costo delle bollette, del gas, certo, eccetera, e quindi bollette. Assolutamente. Su questo la Meloni, il suo intervento è stato abbastanza evasivo e soprattutto non ha tracciato una profonda discontinuità rispetto al governo Draghi. L'unica discontinuità che ho riscontrato è rispetto alle sue affermazioni in campagna elettorale. Al momento si propone una nomina a Cingolani, che è stato un ministro del governo Draghi. Si fa intravedere la possibilità, anche corretta, di una proroga degli aiuti predisposti dal governo Draghi. Non si prende una posizione definita rispetto a quella misura che la Meloni aveva proposto in campagna elettorale, parlava di una proposta strutturale, innovativa, che determinava una discontinuità rispetto al governo precedente. Di tutto questo nel suo intervento non vi è traccia. Capisco bene, lei dice, quindi, io sarei anche d'accordo sulle cose che ha detto sull'energia perché sono in continuità con quelle del governo Draghi. Esattamente, anzi mi conforta il fatto che questo governo prenda tempo sulla riforma delle pensioni, di cui non ne abbiamo bisogno in questo momento se vogliamo mantenere e quindi lei scommette che Stato. Anche questa cosa del contante arriverà alle grandi diciamo greche, che aiuta a comprare tempo, certo, compra tempo rispetto alle risposte che distrae la destra dalle questioni quelle dovrebbe dare sulla flat tax, sulla riforma dell'IRPEF. Non si parla dei temi veri da campagna elettorale, si dimenticano gli annunci e si butta lì un altro annuncio, il tetto al contante, tra l'altro 10.000 euro che si fa prima a toglierlo il tetto, quindi come dire, io non riesco ad appassionarmi a questo tema. Non si appassiona, tema. Alessio? Oggi c'è la